Bene, ben ritrovati alla terza parte della recensione della Morte Nera. Ora apriremo la scatola 3 e cominceremo a montare la parte della prigione, la sala dell'imperatore e il ponte di controllo dell'hangar. Andiamo a aprire la confezione e quindi procedere col montaggio. Bene, stiamo procedendo quindi verso l'altezza, costruendo le varie pareti e abbiamo inserito anche il primo dettaglio del corridoio delle prigioni, di cui c'è particolare nella fotografia. E adesso andiamo avanti con l'elevazione delle pareti per poi cominciare a costruire la prigione, che è una stanza proprio completamente chiusa. Andiamo avanti.
Bene, abbiamo completato la sezione della prigione. È molto divertente costruirla. C'è questo corridoio qua che è meraviglioso perché dà un senso di profondità guardandolo. In più ci sono due botole. Allora, c'è la botola che conduce direttamente al compattatore di rifiuti e poi c'è la porta per entrare che si apre girando questa leva per entrare nella prigione dove era rinchiusa Leia. È veramente è stato molto divertente costruirla, interessante. Questa adesso dovrebbe essere conclusa. Qui nel frattempo siamo andati avanti con la stanza dell'imperatore, con l'impalcatura, quella che crollava, con questo semplice meccanismo. Adesso andiamo avanti costruendo la porta scorrevole di questa sezione. Bene, abbiamo esaurito anche i pezzi del sacchetto 5. Nella confezione 3 c'erano i sacchetti 5 e 6, quindi non è ancora finita la scatola. Abbiamo completato la zona, questa è dove verrà montata l'arma principale della Morte Nera, però al suo interno c'è la stanza che controlla i veicoli di arrivo nell'hangar principale, quindi c'è anche la porta di apertura e chiusura. Questo è l'hangar principale dove atterrano le astronavi e qui c'è la console dove i soldati aprono e chiudono la porta. Meccanismo molto semplice, ma è molto carino, fa la sua bella figura. Abbiamo completato la zona delle prigioni, come dicevo, che è veramente molto bella, con i due meccanismi molto semplici per la botola per accedere al compattatore di rifiuti e la botola per la porta per entrare nella prigione di Leia. E adesso andiamo avanti con i sacchetti numero 6 per completare la parte della stanza dell'imperatore.
La struttura delle pareti è completata, quindi abbiamo raggiunto il limite massimo dell'altezza della parete. Su questo livello poi andrà montato il prossimo piano. Abbiamo completato praticamente tutti i dettagli, compreso la parte in mezzo dove verrà inserito l'ascensore, e ora andiamo a montare l'arma principale della Morte Nera. Bene, la struttura che sorregge l'arma principale della Morte Nera è montata, ha dei movimenti a sinistra e a destra, inoltre tramite questo meccanismo possiamo utilizzare l'ascesa e la discesa dell'inclinazione del raggio laser. Ora andiamo a montare invece quello che è proprio il pezzo davanti, quello caratteristico della Morte Nera. Bene, completata anche l'arma mortale, molto divertente farle. Lego sono sempre geni nel realizzare certi dettagli con sempre poi alla fine gli stessi quattro pezzi. L'arma, come dicevo prima, si può muovere leggermente a destra e a sinistra e si può livellare come inclinazione. A questo punto anche il sesto set di sacchetti è chiuso, la scatola 3 è finita. Abbiamo un po' di extra, una decina, li mettiamo insieme agli altri e vedremo insieme poi come verrà completata nella parte 4 della recensione. Ciao, grazie!